Buondì, ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo vlog. Oggi è mercoledì 12 aprile 2023 e sono esattamente le, che ore sono? 10 e 4 minuti, quindi in realtà nemmeno tardissimo stamattina. Anche se io in realtà oggi mi sono alzata che erano tipo le 8 e mezza perché ho un bel po' di cose da fare stamattina soprattutto. Però se non ho orari fissi, sapete ragazzi che io me la prendo con molta molta calma, mettiamola così. Tra l'altro in tutto questo sì, ho i capelli praticamente neri perché domenica ho fatto la tinta. Sapete che io ho adesso tipo la mia base naturale che arriva qua, però le lunghezze tendono a essere più chiare perché con tutte le decolorazioni che ho fatto chiaramente sono più chiare rispetto alla base. E siccome io odio avere il distacco tra la mia base che è abbastanza scura e i capelli sotto che sono un pelino più chiari, di tanto in tanto faccio la tinta, che in realtà sembra che io mi faccia la tinta nera, ma no, giuro che faccio la numero 3, che è tipo castano scuro, però appunto appena fatta risulta molto 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 scura perché appunto sembrano neri i capelli, che vi dirò, non mi dispiacciono, anzi mi piacciono molto quando sono così scuri, anche perché penso che mi risaltino un po' di più e soprattutto vedo che mi illuminano quando sono struccata, cioè proprio quando sono struccata mi piace avere i capelli così scuri. Peccato però che non duri, no? Perché appunto con i lavaggi tende a scaricare e la situazione torna, non dico come prima, però più o meno. Quindi vabbè, a parte questo, stamattina mi vedete appunto già truccata con i capelli fatti, per modo di dire, e vestita perché devo andare a spedire i pacchettini di Vinted finalmente. In realtà sarei voluta andare ieri, che era appunto martedì, ma sono tornata da Milano che ero distrutta, anche perché se mi seguite su Instagram avrete visto qualcosina. Lunedì per Pasquetta sono andata su a Milano, in realtà sono arrivata col treno a Milano, poi i miei amici mi sono venuti a prendere, siamo andati in montagna tipo verso Bergamo così per fare una grigliata. Io chiaramente non sono andata lì proprio per la grigliata in sé, anche perché sapete che non mangio carne, ma sono andata per stare tutti insieme, anche perché eravamo un bel po', tipo 23-24, quindi eravamo un bel gruppo. Tra l'altro mi sono divertita tantissimo, quindi sono contenta di essere andata. Poi ho dormito lì da un mio amico e sono tornata ieri pomeriggio tipo per le 3-4, quindi in realtà volevo andare ieri a spedire i pacchettini, anche perché non mi piace far passare troppo tempo, però dovevo ancora fare tutti i pacchettini e poi è diventato troppo tardi, anche perché sono passata a far sviluppare le foto di Pasquetta, quindi insomma diciamo che per una serie di cose alla fine non li ho più spediti, ma stamattina devo assolutamente andare. E con questa scusa mi fermo anche a far colazione da qualche parte, adesso vedo dove. Stamattina, vi dico il vero, avrei avuto voglia di porridge, ma ho finito l'avena. Cioè in realtà non è che l'ho finita, c'è, perché c'è, eccola qui, però ragazzi questa vi giuro non riesco a farla, cioè mi viene troppo troppo una pappetta. E quindi nulla, dopo 2-3 volte che l'ho fatta e ho visto che mi veniva veramente troppo troppo proprio a pappetta, questa è la parola più giusta che esista, a pappetta, ho detto ok basta, non la faccio più perché non riesco nemmeno a mangiarla. Tra l'altro non so perché, ma stamattina Aria ha paura di non so che cosa, è qui che mi sta appiccicata più del solito. E poi prima si era messa sotto la scrivania e tremava, ma vi giuro che cioè non ha sentito botti né nulla, anche perché è stato tutto molto tranquillo, quindi non riesco a capire perché. Amore povero, mi fa troppa tenerezza. Detto ciò direi che posso andare, anche perché devo appunto fare tutti i vari giretti per andare a consegnare, a spedire i pacchi nei punti giusti. Anche se penso che questa volta mi sia andata bene, tra virgolette, perché devo passare solo in due posti, ovvero dal tabaccaio e dal locker. Quindi non dovrebbero esserci tipo punti UPS, Bartolini, eccetera, eccetera. E poi soprattutto ho fame, quindi vado a fare colazione. Ok ragazzi, i pacchettini caricati sono tutti lì. Stavo pensando al giro da fare. Penso che andrò prima dal tabaccaio, poi passerò a fare colazione e poi passo al locker perché tanto è vicino a casa mia. Tra l'altro ho cannato proprio di brutto l'outfit perché sono uscita con i pantaloni a vita bassa e un top, quindi ho la pancia di fuori e non fa proprio così caldo, cioè una felpina un po' più lunga sarebbe stata meglio, però non avevo voglia di cambiarmi, quindi ho detto vabbè, sti cavoli, tanto voglio dire, devo solo fare il tragitto dalla macchina al tabaccaio e macchina bar, macchina locker, quindi direi che possiamo assolutamente resistere. Cavolo, qua c'era il posto.
Bene ragazzi, io ho finito il mio giretto pacchi, sono riuscita a spedire tutto, sono molto molto contenta. L'unica cosa è che mi sono accorta solo dopo aver spedito i pacchi che tipo stamattina una ragazza mi ha comprato l'ultima cosina che era rimasta su Vinted, e avendo fatto i pacchi ieri sera, stamattina ho spedito quelli che avevo già fatto senza rendermi appunto conto che c'era un altro ordine, però fa nulla, ho già fatto il pacchettino e fortunatamente devo andarlo a spedire al locker vicino a casa mia, quindi dopo faccio un salto. Però appunto, pacchettini spediti, sono andata a fare colazione e in realtà sono anche passata in farmacia con mio padre per prenotare altre visite, altri esami per la questione stomaco, non digerisco, sto male, eccetera eccetera. Ormai è diventata praticamente una serie TV a puntate, e già che ci sono, piccolo aggiornamento, settimana scorsa sono andata dal gastroenterologo che mi ha dato appunto altre visite, altri esami da fare, perché gli esami del sangue che avevo fatto sono quasi inutili. Quindi perfetto, vediamo se si riesce a capire la causa di tutto ciò. E cambiando totalmente argomento, io ragazzi ero qui in camera che stavo iniziando a preparare il borsone. Eccolo qua, ho già messo dentro un po' di cosine. Questo perché domani mattina alle 6 ho l'aereo per andare giù in Sicilia, finalmente dopo quasi 2 anni che non scendo. Per chi non lo sapesse, i miei genitori sono entrambi siciliani, quindi io ho origini siciliane e tutta la mia famiglia, tutti i miei parenti sono praticamente giù in Sicilia, quindi adesso è un po' di tempo che non li vedo. In più la mia nonnina negli ultimi mesi non sta proprio al top, non sta proprio benissimo, quindi scendo più che altro per andarla a vedere, andarla a trovare, e devo dire che sono molto 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 contenta di andare. Mi dispiace solo che sarà veramente una toccata e fuga, perché arrivo domani mattina tipo alle 7:30, dovrei essere già atterrata a Palermo, e poi torno sabato sera tipo alle 10:30, dovrei avere il volo di ritorno. Quindi saranno veramente 3 giorni super super tirati, però purtroppo tra visite mediche, esami, impegni, università, questi sono stati gli unici 3 giorni che sono riuscita a ritagliarmi in questo periodo veramente abbastanza pieno. Però insomma, prendiamo quello che viene. E come se non bastasse, oggi pomeriggio devo andare a Milano perché stasera ho il concerto di Lil TJ. Quindi poi che cosa succederà? Dopo il concerto io e Pierre, che è il ragazzo appunto con cui vado al concerto, torneremo a Bologna in macchina. Spero di arrivare a casa tipo per l'1, 1:30, me lo auguro almeno. E poi appunto io tipo 3 ore dopo devo essere in aeroporto. Penso che andrò per le 4, 4:30, perché alle 6 ho il volo. Vi giuro che questa situazione mi fa troppo ridere, perché sono salita a Milano lunedì, sono tornata ieri, oggi devo riandare, torno, domani ho l'aereo, sabato torno, domenica devo risalire, cioè vi giuro, un casino allucinante, è veramente una settimana a incastro questa, però va bene così. 2:30 ragazzi, direi che posso fare pausa pranzo. Vi dico il vero, in realtà non ho tutta questa grande fame, però mangio comunque perché altrimenti so già che tipo tra 1:30 sono qui a elemosinare cibo, perché mi verrà fame sicuro. Quindi alla fine ho deciso di finire, dato che appunto domani parto e mio padre non li mangia, questi fantastici tipo ravioli al gorgonzola e pere di Giovanni Rana, che sono andati tipo super virali. Quindi li avevo presi anch'io e vi dico, buoni, ma non mi fanno impazzire. Cioè probabilmente non li ricomprerò più, perché non so, c'è qualcosa che mi stona, probabilmente le pere. Cioè è curioso, interessante l'accostamento, però non sono sta una grande fan, una grande tifosa. Quindi li finisco giusto per non buttarli, chiaramente. Li ho appena buttati in pentola e questi qui 2 minuti dovrebbero essere pronti, mentre da questa parte mi sto tostando delle fette di pane. Chiaramente la frutta non deve mancare, e finisco le mie amate fragoline. In questo periodo ragazzi ne sto mangiando una quantità veramente veramente industriale. E poi ragazzi, io molto semplicemente le taglio a pezzettini e poi ci aggiungo lo sciroppo d'acero. Questo qui è di Prozis e devo dire che mi sta piacendo molto, e ne vado a mettere un bel po'. E voilà ragazzi, pranzetto pronto. I ravioli li ho conditi con... cioè conditi, vabbè, per modo di dire, ci ho messo sopra un po' di parmigiano, mentre le fette di pane le ho tostate, basta. Buon appetito. Va bene,
means it pours such a pity. Where you from in Dublin? Pranzetto terminato, devo dire che sono abbastanza sazia, quindi bene così. E in tutto questo mio fratello è appena passato qui a casa perché mi ha portato l'uovo della Juve. Vi giuro che sono tipo contenta come una bimba, sono felicissima. Anche perché quest'anno, a differenza degli altri anni, non avevo ricevuto nessun uovo per volere mio personale, perché ogni anno mia madre compra sia a me che a mio fratello, rispettivamente quasi 20, quasi 30 anni, l'uovo di Pasqua, come la calza della Befana, cioè insomma ci vizia. Solo che quest'anno faccio: guarda mamma, lascia stare, non comprarmi l'uovo, piuttosto comprami un'altra cosa, perché col fatto che non voglio mangiare troppa cioccolata, se poi ce l'ho lì non so resistere e la mangio, quindi ho detto guarda, lascia perdere e tutto. Solo che poi un po' mi ero pentita perché avevo visto che c'era questo qui della Juve, però insomma ormai era andata così. E mio fratello, molto inaspettatamente, anche perché non gli avevo detto nulla, quindi boh, mi ha preso l'uovo della Juve. Io, cioè, ragazzi, vi giuro, sono felice esattamente come una bimba. Infatti adesso lo apro, vediamo cosa c'è dentro. Già rotto, vabbè. Questo, ragazzi, è la sorpresa che c'era all'interno, quindi penso tipo, sì, ok, un portachiavi classico. Eccolo qua, molto semplice, c'è tipo questo cordino bianco e nero con lo stemma della Juve. Si poteva fare di meglio, però dai, lo appenderò alle chiavi. E poi vabbè, il cioccolato è classico al latte. Questo è buono sempre. 4:40. E io, ragazzi, mi sono preparata per andare. Devo dire che credo di aver azzeccato l'outfit, perché ho deciso di mettere dei pantaloni abbastanza leggeri, neri, con sotto un top corto, perché so già che dentro il palazzetto si morirà di caldo. Però sopra ho messo questo maglioncione di mio padre, che non mi convince troppo per il colore, perché secondo me il rosso barra bordo non è un colore che mi sta particolarmente bene. Però vabbè, è comodo, tira abbastanza caldo, quindi ho messo questo, anche perché ho visto il meteo e a Milano ci sono tipo 15 gradi, quindi non fa proprio caldissimo. Ma la scelta più azzeccata di tutte è stata, secondo me, la borsa a tracolla fatta così, che chiaramente è molto comoda durante il concerto, perché ho le mani libere e almeno ce l'ho attaccata qui senza dovermi preoccupare di eventuali cose che potrebbero succedere. Unica scomodità di questa borsa è che ci ho messo tipo due cose ed è già piena, anche perché, ragazzi, c'è veramente piccolina. Però alla fine c'è stato tutto il necessario, ho messo dentro portafoglio, un pettinino, caricabatterie, AirPods, il telefono, vabbè, lo tengo in mano, quindi direi che va bene così. Manca circa mezz'oretta al treno, quindi direi che possiamo andare. Arriverò a Milano, se tutto va bene, alle 6:30, e poi da lì c'è Pierre che mi aspetta, andremo a mangiare qualcosina, penso, e poi andiamo al Fabric, dove ci sarà il concerto. E niente, ragazzi, sono veramente molto molto felice, direi che dalla mia facciotta si può vedere.